La valle compresa tra il Campidoglio e il Quirinale, già nel VII secolo a.C., fu destinata alla costruzione del Foro Romano. Foro era il termine con il quale i romani definivano la piazza centrale dell'insediamento urbano. Ma il Foro Romano non era una semplice piazza, poiché con il tempo assunse le dimensioni e la connotazione di un vero e proprio quartiere, fatto di templi, tribunali e spazi liberi circondati da monumentali porticati. Il Foro di Roma non era soltanto il centro della capitale, ma in un certo senso di tutto l'impero. Era il luogo dove folle immense si radunavano per i comizi o per assistere ai cortei trionfali dei condottieri che sfilavano con i prigionieri incatenati alle ruote dei cocchi. Divenuto nel II secolo a.C. il centro amministrativo della città, il luogo fu scelto da Cesare quando Roma era la capitale di un impero che si estendeva dalla Gallia alla Siria. Con la realizzazione del foro a lui dedicato e in seguito con la realizzazione del foro di Augusto, questo luogo cominciò a trasformarsi nel più monumentale centro di rappresentanza dell'età imperiale romana. Tutti i successivi interventi furono determinati dalle necessità propagandistiche dell'impero, che trasformarono la piazza del foro in un luogo di celebrazioni e rappresentanza, senza più nessuna delle funzioni politiche originarie. Attraverso la Via Sacra, il Foro Romano in era imperiale mantenne pressoché inalterata la sua struttura iniziale. Uniche eccezioni furono la costruzione del Tempio di Antonino e Faustina e la realizzazione di alcuni monumenti onorari, il più importante dei quali fu l'Arco di Settimio Severo.